Lei è Deborah Viale, la vincitrice del talent show che si è svolto domenica a Villanova. Cara Deborah, è bello rivederti a distanza di un giorno, due giorni, sì. Allora, com'è stata l'esperienza del talent show a Villanova? Sicuramente emozionante, vista anche la vittoria. E comunque è stata una bellissima esperienza, nonostante il temporale che ci ha rimandato di un giorno l'intera manifestazione, però insomma però è andato tutto bene poi. È andato tutto bene, sì. Tu sei la nostra seconda vincitrice della seconda edizione. Deborah, hai aperto la serata qui a Borgo Ricco, grazie, l'hai aperta grazie. Anche con una bellissima canzone di Tina Turner, sì. Naturalmente noi ci vediamo più nel proseguo della serata con la canzone appunto vincitrice del talent show a Villanova. Sì.
Grazie mille, grazie Deborah, grazie. Questa sera proprio Mister Estate in una calda serata d'estate. È tutto calcolato, vedo già la nostra giuria pronta ai blocchi di partenza, perché questa sera dovrete votare il più bello dell'estate qui a Borgo Ricco. Però prima di iniziare a presentare tutti i nostri concorrenti, vi volevo mostrare colei che l'anno scorso ha vinto la 14ª edizione di Miss Graticolato Romano e che questa sera sarà al mio fianco nella conduzione appunto della serata di Mister Estate. Signore e signori, Claudia Pinton! Buonasera, buonasera Enrico, buonasera carissimo pubblico. Porta bene, Claudia. Porta bene, anche l'anno scorso è successo, quindi. Ti ricordi l'anno scorso, esatto, con tutto quel vento che a un certo punto ha fatto da cornice alla tua bellezza. Quest'anno, Claudia, ti ho voluto al mio fianco perché oltre a essere bella è anche giusto dare un'opportunità ulteriore alle nostre miss. Infatti ti ringrazio e devo ammettere che questa cornice di Borgo Ricco mi sta regalando davvero tantissime emozioni e soprattutto penso che sia il merito del calorosissimo pubblico di Borgo Ricco. Sai di chi è anche il merito? Della Proloco di Borgo Ricco, esatto, che ogni anno ci concede questa piazza e anche all'amministrazione comunale. Certo. Claudia, però a questo punto, di rosso vestita, in una passerella rossa, io vorrei farti fare una passerella. Ci e provo. Poi naturalmente domani sera, grande serata di rito. Esattamente, infatti ricordiamo al pubblico di venire anche domani sera. Domani sera serata dedicata alle Miss, alla 15ª edizione di Miss Graticolato Romano. A questo punto se il nostro DJ Francesco, onnipresente nelle nostre manifestazioni, è pronto, Claudia, la passerella è tua. Claudia Pinton, 14ª Miss Graticolato Romano, qui a Borgo Ricco. Porta sempre bene, Claudia, ricordati, porta sempre bene. Però a questo punto, cara Claudia, io devo presentare l'ultimo vincitore del concorso che ho organizzato 3 mesi fa in quel del Quadrifoglio. Signore e signori, Fabio Zoccarato! Palco e passerella per te, Fabio. Fabio, re degli dei alla discoteca Quadrifoglio di Monfumo ad Asolo. Fabio è di Campodarsero, in provincia di Padova. Caro Fabio, emozionato, un po' emozionato. Allora, cosa ti ricordi di quella serata, Fabio? Sentiamo già l'incitamento da parte dei concorrenti. Innanzitutto è sempre un piacere essere presente alle tue sfilate. Grazie Fabio, è un piacere anche per me, insomma, avere dei ragazzi che hanno sempre voglia di mettersi in gioco per divertirsi e chissà, magari trovare un sbocco nel mondo della moda, non è vero Claudia? Sì, è sempre un'occasione per mettersi in gioco, per vedere davanti al pubblico come si reagisce, insomma. Eh sì, è una bella esperienza. Adesso sai cosa devi fare, caro Fabio? Dobbiamo omaggiare la nostra Claudia che questa sera ci delizia della sua bellissima presenza. Quindi prendo io il microfono. Cara Claudia, mancano meno di 24 ore e conosceremo la 15ª vincitrice del concorso. Però questa sera dedichiamo la serata al pubblico femminile. Un bel presente floreale offerto dalla Fioreria Dennis a Claudia Pinton. Grazie mille, grazie Fabio. Io gli cedo il microfono a Claudia e Claudia riceve il mazzo a te, perché a Claudia lo voglio, adesso... sì, me lo rimetti di là. Grazie Fabio, grazie, grazie della tua presenza. Stiamo iniziando, Claudia. Esatto, mi sono dimenticata di salutare la giuria e quindi volevo dare un caloroso buonasera anche a loro.
Buonasera giurate, vedo un bellissimo parterre di giurate, vedo la nostra Diana, la nostra Alessia, la nostra Michela, la nostra Eleonora, Anna, Angela e Alessandra con il bambino. Sì. Care giurate, siete pronte? Avete scaldato la penna? Siete pronte ad eleggere il più bello dell'estate? Però prima di eleggere, di iniziare la sfilata, iniziamo a presentare gli sponsor. Certamente è obbligo. Innanzitutto, allora, il primo sponsor di questa sera è Proloco di Borgoricco, che abbiamo ringraziato poc'anzi, ma riteniamo ancora molto importante ringraziare. Con Alessandro Perin presente qui, esatto, in giuria. Poi ringraziamo anche per essere come sponsor questa sera Centro Commerciale Le Cinturie. Tra l'altro, l'anno scorso avevo vinto la fascia. Ah, tu hai anche visto Le Cinturie, esatto, è vero. Esattamente. Poi Fioreria Dennis di Borgoricco. Che omaggerà naturalmente, ti ha appena omaggiato di un bellissimo mazzo di rose bianche. Esattamente. Poi Momenti Intimo e Beachward di Campo San Piero. Vedo la nostra Anna Martignon qui presente in giuria. Alice Beauty, prodotti professionali per capelli di Borgoricco, che tra l'altro prima mi ha truccato, ho avuto il piacere di essere truccata da lei, è stata davvero gentilissima. È molto brava, è io molto sto brava, ammirando, esatto, il trucco da vicino, vedo che è molto bello. Salone Venere Banchieri di Borgoricco, che anche loro... Di Campo San Piero. Sì, di Campo San Piero, che anche loro mi hanno aiutato a rendere questa serata ancora più speciale con la loro pettinatura. Se possiamo dire... a renderti un po' più bella, un po', perché se tu sei già bella, anche molto alta. E poi ancora ultimo sponsor di questa sera è Agenzia Immobiliare Rete Casa, questa volta i Borgoricco. Sì, io infine ringrazio anche l'amministrazione comunale di Borgoricco in rappresentanza del signor Samuele Però. Grazie Samuele di essere venuto a presenziare in questa serata dedicata alla bellezza maschile, perché noi questa sera troveremo il più bello che poi domani sera si fidanzerà con la Miss Graticolato, quindi facciamo un connubio proprio perfetto. E allora, pronti? In questa calda serata d'estate siamo pronti ad iniziare? Prontissimi, direi proprio di sì. A questo punto, allora, signore e signori, iniziamo a presentarvi il concorrente numero 1. Bello, bello impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Qui il caro Chirac è una bella doppia passerella anche per te, e stiamo parlando di Chirac Basile. La sua professione è un elettricista, segno zodiacale Ariete, come hobby pensate alla caccia, pesca e palestra. Dopo avremo modo di vedere la palestra. Esattamente, l'ammireremo col costume. Il ricordo più bello di Chirac è stato quando ha preso la patente. Concordo, è sicuramente uno dei ricordi più belli che si possono avere. Cara giuria, dovete già votare, dare un voto da 1 a 5 ai nostri concorrenti, e continuiamo con la serata con il mister numero 2. E stiamo parlando di Giorgio Giacometti. Lui come professione fa l'elettrico commerciante, è di segno zodiacale Capricorno e come hobby al paracadutismo e arti marziali. Un paracadutista. Hobby molto strano, molto inconsueto. Complimenti Giorgio per la tua temerarietà. Giuria, mi raccomando, attenti sempre alla votazione. Continuiamo con il mister numero 3. E stiamo parlando di Danieli Mattia. Mattia fa come professione l'operaio, l'aspirazione è diventare un pugile e come segno zodiacale è il cancro, quindi dovrebbe essere nato in questo periodo qui. Sì, caro Mattia, sei nato proprio in questi giorni, non è vero? In più si deve esibire davanti al pubblico e davanti alla giuria, che stasera mi sa che sarà la nostra giuria, avrà un arduo compito, esatto. Non è vero Alessia?
E pensare che io ti volevo da questa parte, eh? Sta buona che la serata sia ancora lunga. Pensare che sono sempre imprevedibile. Noi continuiamo la serata con il, presentando il mister numero 4. E stiamo parlando di Inslavovski Muhammad. Lui come, come professione fa l'operaio, l'aspirazione è quella che vedete stasera, ossia quella di diventare un modello, e come segno zodiacale è Vergine. Come hobby, fine, pratica palestra e baseball, skateboard. Skateboard, sono molto sportivi i nostri mister. Tutti si mantengono con la palestra, quindi dopo ammireremo. Sì, tra poco ci sarà l'uscita in costume. La serata entra sempre più nel vivo presentando il mister numero 5. E stiamo parlando di Jonathan Pizzini. Cara giuria, sempre attenti ai nostri concorrenti. Esatto, Jonathan come professione è ancora uno studente e come segno zodiacale anche lui è un cancro. Caro Jonathan, io direi di fare un'altra passerella così la giuria ti può ammirare meglio. Come hobby lui ama disegnare e nuotare e poi dice che il ricordo più bello è il matrimonio dei suoi genitori. Caro Jonathan, è andata, vedi che è stato tutto molto semplice. È molto divertente. Noi continuiamo sempre a presentarvi il mister numero 6. E stiamo parlando di Alessio Rinaldi. Alessio, anche lui è uno studente, come aspirazione è diventare un barman. Come segno zodiacale è il toro e anche lui come hobby si mantiene in forma praticando palestra e volontariato. Il ricordo più bello di Alessio, sto leggendo appunto dalla sua didascalia, è un viaggio, non si sa quale, ma è stato un viaggio. A Cuba, a Roma, a Roma, un bel viaggio a Roma. Complimenti Alessio e noi continuiamo con il mister numero 7. E stiamo parlando di De Lorenzo Simone. Simone come professione è un agente di commercio, le aspirazioni dice di averne tante, quindi magari dopo scopriremo quale fra le tante. Hobby è far festa, quindi è un festaiolo. L'hobby di Simone è far festa. Esatto. E poi dice che il suo ricordo più bello è dei suoi 18 anni. Chissà cosa è successo in quei 18 anni da ricordarsi. Concordo con Simone, anche per me è uno dei ricordi più belli di 18 anni. Continuiamo con la serata presentando il mister numero 8. E stiamo parlando di Thomas Sentinelli. Thomas come aspirazioni è diventare attore, segno zodiacale è Vergine e poi come hobby ha, pensate, udite udite, meteorologia. Stranissimo. Allora chiederemo a Thomas le previsioni meteo di questa sera, ma credo che non ci sia bisogno perché la serata è molto molto calda. Dove noi dobbiamo eleggere Mister Estate, esatto. 2013. Penso che anche il pubblico stasera, il pubblico femminile sarà molto caldo dopo averli visti, soprattutto in costume dopo. Grazie a Thomas e continuiamo a presentarvi il mister numero 9. E stiamo parlando di Jean Mendy. Ho letto subito qui che il comune di nascita è Francia, quindi è stato estero. Come hobby ha il calcio e segno zodiacale è pesce e come aspirazioni, che aspirazioni ha? Aspirazioni, credo che sia la felicità. Ah, la felicità. La felicità. Non riuscivo a leggere.
Jean Prince Mendy, concorrente numero 9. Grazie a Mendy. Giro di boa con il concorrente numero 10. E stiamo parlando di Matteo Carpin. Come professione fra il macellaio e il segno zodiacale ha una bilancia e anche lui si mantiene in forma facendo palestra. Vedremo dopo se la palestra veramente si mantiene in forma con la palestra. La Giulia sembra divertirsi. Sempre un bel sorriso da parte dei nostri concorrenti di fronte alla giuria, perché il sorriso vale molto per catturare il consenso femminile. E noi continuiamo con il mister numero 11. E stiamo parlando di Maurizio Masin. Maurizio fa come professione agente di commercio, segno zodiacale vergine, e anche lui si mantiene in forma con la solita palestra. Bene, per dopo avremo sempre modo di vedere, esatto, questa palestra. Secondo te la giuria com'è? Cattiva? Vedo la lente molto interessante. Vedo anch'io che è tutta agitata, quindi. Lente, mi raccomando. Ricordiamo che è fidanzata però, quindi. Ah! Questo non lo sapevo. Grazie Maurizio. Alessia, sei fidanzato da quando? E non ci dici niente? Ah, vabbè. Noi continuiamo a presentarvi il mister numero 12. E stiamo parlando di Luca Moro. Professione è uno studente, aspirazioni a trovare lavoro e come hobby pratica il nuoto. Dice che il ricordo più bello per lui è stata l'estate 2012, chissà perché. Quindi l'estate scorsa. Chiederemo dopo. Chiederemo dopo. Grazie a Luca e continuiamo sempre in bellezza con il mister numero 13. E stiamo parlando di Alessandro Benvenuti. Alessandro è un meccanico, aspirazioni è indossatore abiti da sposo, quindi proprio specifico, lui non vuole essere altro che abiti da sposo. Come segno zodiacale del pesce e come sport pratica gli sport estremi, quindi moto, vite, quindi. A lui piace praticare sport estremi, gli piace andare in moto e anche ballare. Esatto. Grazie Alessandro, grazie, benvenuto naturalmente a Mister Estate. Continuiamo con il mister numero 14. E stiamo parlando di Alessio Nicoletto. Anche con lui bisogna esplicitare la professione, quindi lui fa l'impiegato. Come aspirazioni è diventare un famoso makeup artist, perché tra l'altro come seconda professione è anche un truccatore, pensa un po'. E come segno zodiacale anche lui è il cancro, quindi abbiamo tanti cancri in questa. Tanti segni d'acqua presenti qui in questa edizione di Mister Estate, grazie Alessio, grazie. Continuiamo sempre in bellezza con il mister numero 15. E stiamo parlando di Sig Manfred. Anche lui è uno studente, come aspirazioni è diventare un modello e come segno zodiacale invece è vergine. Ah. Il lobby preferito è mantenersi in forma facendo palestra. Pensa che dice che lui, venendo dal paese originario è l'India, dice che il suo ricordo più bello è la mia partenza per l'Italia. Ah, bene, siamo contenti anche per te. E continuiamo con il mister numero 16. E stiamo parlando di Samuel Cimiero.
Samuel come professione è un commerciante, segno zodiacale leone e anche lui si mantiene in forma facendo palestra. Il ricordo più bello che ha Samuel è i suoi 18 anni. L'età dell'indipendenza è fondamentale, esatto. Di noi. Fino si ricorda i suoi 18 anni. Grazie a Samuel e noi continuiamo con il mister numero 17 e stiamo parlando di Nicola Marin. Anche Nicola è uno studente, l'aspirazione sua è quella di diventare un avvocato di successo. Segno zodiacale il toro e come hobby a giocare a calcio e andare in vacanza. Quindi chissà dove andrà in vacanza quest'anno. Ma forse dove chiederemo più tardi. Esatto. Tanto lasciamo la passerella a Nicola. Vedo la nostra Michela molto attenta nel giudizio. La nostra Eleonora divertita nel vedere i maschietti a sfilare, ah Eleonora, di solito sei sempre te che sfidi, questa sera invece fai l'inverso, vedi che anche fare da giurata non è poi così tanto semplice. Continuiamo con il mister numero 18 e stiamo parlando di Andrea Marin. Anche Andrea è uno studente e come altra professione specifica che è un assistente bagnanti, aspirazione è diventare un fisioterapista e come segno zodiacale è un ariete. Hobby anche per lui è andare in palestra. Allora io credo che tra poco ne vedremo dei belli. È vero? Tutti curiosi, soprattutto le donne, saranno le giurate. Tutti ammirati a vedere i nostri 15, i nostri 20 aspiranti. Mister aspirante al titolo, appunto, di Mister Estate 2013. Continuiamo sempre in bellezza con il mister numero 19, Diouf Mamadou. Come professione apprendista, la sua aspirazione più grande è quella di diventare un modello di professione e invece il suo segno zodiacale è Ariete. Come hobby, che è l'unico che ha questo hobby, è per il momento essere cantante, cantare. Quindi potrebbe partecipare il prossimo anno al tuo talent. Potrebbe essere appunto un ottimo concorrente versatile anche per il talent. Siamo arrivati agli ultimi due e iniziamo a presentarvi il mister numero 20 e stiamo parlando di Adamo Pasqualon. Come professione dice di essere un imprenditore, la sua aspirazione è quella di diventare un attore. Lui è del segno zodiacale sagittario e come hobby è andare in palestra. Come ricordo più bello ammette che è stato quando ha preso la sua patente, la patente. E sai quando avranno 30, 40, 50 anni, sai quanti ricordi belli collezioneranno nella loro vita. Grazie Adamo, grazie e benvenuto qui a Borgo Ricco. Cara giuria, come vedete stiamo presentando l'ultimo concorrente, anche perché poi non abbiamo più posto qui sul palco. Ma non meno importante. Assolutamente no. E stiamo parlando di Patrick Oya. Eccolo qui il nostro Patrick. Come professione è un commesso, l'aspirazione è diventare una star, è del segno zodiacale gemelli e come hobby ha diversi hobby, tra i quali dice basketball, viaggiare, film e anche la palestra. Grazie il nostro Patrick, il nostro concorrente numero 21, venite pure qui in centro vicino al nostro Adamo. Allora cara giuria,
sono di vostro gradimento i nostri 21 aspiranti mister, naturalmente concorso valido per Mister Estate, l'ottava edizione. Pensate che ritorna a Borgo Ricco dopo tanti anni. Pensa che 5 anni fa facevamo in concomitanza la Miss Graticolato con Mister Estate, poi naturalmente abbiamo lasciato spazio alla bellezza femminile, poi quest'anno, grazie anche alla Proloco e all'amministrazione comunale di Borgo Ricco, abbiamo deciso di fare due serate, quindi dedicare questa serata alla Miss e domani sera gran finale, e quindi gran finale anche qui dei festeggiamenti a Borgo Ricco con... Sei Graticolato romano. Che emozione ricordi, cara? Una emozione grandissima, è stato un concorso che mi ha portato davvero tantissima fortuna, perché subito dopo ne ho vinti e tanti altri, quindi veramente ho un ricordo bellissimo di questo concorso. Noi abbiamo letto tante aspirazioni dei nostri concorrenti, ma la tua aspirazione, Claudia, io forse già la so un po', ma qual è la tua aspirazione quando sarai grande? Cercare di entrare in politica, ma entrare in politica nel senso che, a differenza di magari molti altri che cercano di entrare in politica perché magari c'è un salario, uno stipendio molto alto, io vorrei cambiare le cose, nel senso cambiarle in meglio, migliorare questo magna magna che si dice in dialetto. Noi naturalmente ti appoggiamo. Sembra la solita frase da Miss Italia, voglio la pace nel mondo, ma in realtà è... Tu vuoi cambiare la politica, esatto, in Italia. Va bene, cara Claudia, se sei riuscita a vincere anche Miss Graticolato, sicuramente riuscirai anche in tante altre imprese. A questo punto, cara Claudia, bellissima parterre, bellissimi nostri mister, noi dobbiamo congedarli perché naturalmente tra poco li vedremo in costume. Quindi iniziando uno alla volta.